siamo peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, prega per noi che siamo figli Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Signore, com'è grande il tuo nome. Hai coronato di gloria i tuoi santi, li hai fatti signori del mondo. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Signore, come grande il tuo nome, hai coronato di gloria i tuoi santi, li hai fatti signori del mondo. Ascoltate la parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Carissimi amici del Buongiorno a Maria, il tema della nostra riflessione di questa mattina è la santità come il volto più bello della Chiesa. Proprio a proposito di volti belli, di santità, negli ultimi giorni ha suscitato molto interesse quello del giovane Carlo Acutis, esposto alla venerazione dei fedeli in vista della sua beatificazione il prossimo 10 ottobre. Un volto così dolce e naturale che ha portato molti a parlare istintivamente di incorruttibilità del suo corpo, sebbene non fosse il suo caso. Nei commenti delle persone stupite, la parola più usata è stata «normale», come se la santità fosse sinonimo di diverso, come se i santi fossero in fondo persone strane. In realtà per un cristiano la santità è la normale aspirazione verso cui tendere, anzi è attraverso la normalità che si diventa santi. Forse Carlo sarà il primo beato in tuta e scarpe da ginnastica, e questo dovrebbe stupire molto di più della ricostruzione del suo volto, perché nell'immaginario collettivo i santi sono uomini e donne che sembrano abbiano vissuto in un altro mondo, quando invece hanno vissuto solo in un altro modo, seguendo Cristo e il suo Vangelo nella vita di tutti i giorni. Non dobbiamo lasciarci scoraggiare da modelli di santità che appaiono irraggiungibili, perché il Signore ha in serbo per noi una via di santità unica e specifica. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie. Non è così. La santità è a portata di mano per tutti, ma non è mai una scelta banale. Nessuno la può vivere da solo. Non nasce da una vita tiepida né da una vita ideale e o inesistente, ma da una vita che conosce cadute e rialzate. Insomma, una vita normale. Ci sono tanti santi che non si trovano sul calendario, ma che si possono incontrare per strada, al lavoro, a scuola, sul pianerottolo di casa. Sono quelli che Papa Francesco chiama i santi della porta accanto, persone normali
che vivono accanto a noi e sono un riflesso della presenza di Dio. Pensate ai genitori che crescono con tanto amore i loro figli, agli uomini e alle donne che lavorano per portare il pane a casa, ai giovani che fanno tanti sacrifici per conquistare un futuro decente, ai malati o ai nonni che continuano a sorridere ai nipoti nonostante l'età e gli acciacchi. In questo senso, San Paolo, nel brano che abbiamo ascoltato stamattina, ci ricorda che noi siamo concittadini dei santi e familiari di Dio. La santità può avere perciò molti volti, ma è nella normalità di questi volti, di ogni età e condizione, che c'è il volto più bello della Chiesa. Impegniamoci a vivere la normalità della santità, anche a partire dai nostri limiti. Una santità fatta di buone azioni, di buon umore, di rispetto, di attenzione, di ripresa del dialogo, di attesa amorosa. Non una santità da immaginetta, ma una santità che si incarna nella storia e si esplicita nella concreta vita di ogni uomo che decide di accogliere questo dono di Dio. Possiamo e dobbiamo essere santi nel nostro tempo e in questo mondo che ha smarrito il senso di famiglia e comunità. Ogni cristiano è chiamato a rendere visibile, da una prospettiva particolare, il tutto del Vangelo. È come una feritoia posta dentro il mondo che permette di far osservare agli altri la pienezza della vita eterna. Questa visione della santità prende le distanze da tutto ciò che è disumano, che limita la vita dell'uomo, che la ferisce o impoverisce, che la corrompe o la rende opaca, mentre valorizza ed esalta tutto ciò che umanizza l'uomo, che lo rende vero, buono, giusto. Il nostro mondo ha bisogno di santi, di persone che rifiutano ogni sopruso, che aspirano alla carità e alla fraternità. Uomini e donne che vivono accettando anche una porzione di sofferenza perché si fanno carico della fatica degli altri. Senza questi uomini e donne il mondo non avrebbe più speranza. Per questo, carissimi amici, auguro a voi e auguro anche a me che il Signore ci doni il coraggio di farci santi normali. Terzo mistero della gloria. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che hai effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che hai effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che hai effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che hai effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che hai effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che hai effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che hai effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che hai effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che hai effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli, guardiamo il Tuo viso dolcissimo. Coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria.
mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa. Tu sei guido e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola. Popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di misericordia. Ottienici il perdono di Dio. Aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani, ma di pace e di perdono, stella del nostro cammino, e il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.